benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio raccontare come mi sono allenata in quarantena, come ho mangiato, se è cambiato qualcosa nella mia alimentazione e cosa ho fatto, quali sono stati i miei passatempi, oltre al lavoro essenzialmente. Allora, ammetto di aver già filmato una volta questo video, ma mi sono persa in 10.000 discorsi e parlavo a vanvera per 20 minuti e alla fine non si capiva un cacchio. Quindi ho deciso di rifilmarlo, effort, ma parto prevenuta, anzi parto preparata, perché mi sono già scritta tutte le cose, soprattutto per quanto riguarda gli allenamenti, se lo trovo. Dove l'ho scritto? Mannaggia, dove l'ho scritto? Trovato. Allora, questo video avrà un sottofondo canino. Comunque, sto per dire una cosa che va molto controcorrente, ma sento di aver raggiunto un mio vero equilibrio fitness in questa quarantena. In realtà non mi sono mai sentita così in forma. Lo so, raga. Ma adesso vi spiego il motivo. Allora, motivo numero uno. Ho iniziato questa quarantena con un programma, nel senso che mi sono strutturata un programma di allenamento con uno split settimanale, come si fa quando si va in palestra. Il mio split settimanale è stato basato su 3 giorni, dove una volta facevo cardio, una volta facevo upper e una volta lower, inserendo un po' l'addome ogni tanto quando mi sentivo più carica e ne avevo voglia. Tutti questi allenamenti li ho filmati e li ho condivisi con voi. Gli allenamenti che avete visto, soprattutto nelle prime 3 settimane, sono esattamente i workout che ho fatto. Mi sono allenata a corpo libero, ma ho sfruttato le mie conoscenze per il corpo libero per allenarmi veramente, seriamente e duramente. Se avete fatto gli allenamenti lo saprete, quegli allenamenti sono tosti. Non c'è una palestra dietro a sostegno, ma allenarsi a corpo libero, se fatto bene, è veramente impegnativo. Pensate a chi fa calisthenics, non è che c'ha proprio un fisichino, è forte, è strong, eppure si allena principalmente a corpo libero. Non mi sono fatta prendere dalla smania dei circuiti, una cosa che tutti facciamo quando ci troviamo senza attrezzi e ci dobbiamo allenare a corpo libero è quello di tirare fuori un circuitino, soprattutto total body, soprattutto se cardio, perché il fatto di sudare ci fa sentire allenati. E scusate che stavo cacao, e quindi sfondarsi di circuiti a corpo libero. Ho fatto allenamenti a circuiti, ma comunque erano pensati e non mi sono focalizzata solo su quelli. Penso che i circuiti fatti così, senza una vera struttura e giusto per allenarsi, sono pratici e li faccio anch'io quando magari sono in vacanza al mare e ho voglia di allenarmi, ho voglia di sudare un pochino e quindi faccio un circuito, ma quello è soltanto un modo di muovermi e non c'è una vera struttura dietro. Quindi prima cosa che ha fatto davvero tantissimo la differenza è stato avere una struttura, avere un piano d'azione, che tra parentesi potete avere anche voi perché vi ho condiviso tutti gli allenamenti. Prego. Secondo punto, no alle esagerazioni. Come vi ho detto, mi sono allenata 3 volte la settimana, non mi sono allenata ogni giorno, mi sono presa i miei rest days. Sì, lo so, siamo in casa, non ci muoviamo tantissimo. Silvia, che rest day devi fare? Beh, in ogni caso, io nella mia vita non è, ragazzi, che corro a destra a sinistra e faccio 50.000 passi al giorno. Io in una mia giornata media ne faccio forse 5.000, perché mi muovo da casa, vado al lavoro in motorino, al lavoro non è che mi metto a fare le maratone, sto tutto il giorno lì, torno a casa alle 6, torno a casa in motorino. Ragazzi, non ci arrivo neanche a 5.000 passi, cioè mi devo impegnare. E l'allenamento è inserito nella mia giornata, ma comunque facendo allenamenti in sala non si cammina tanto, a meno che non ti nascondano i pesi chissà dove. Quindi quello che voglio dire è che la reclusione o il fatto che siamo più sedentari, almeno per me, è più una cosa mentale, cioè del fatto che sono nelle stesse 4 mura tutto il giorno. Però in realtà la mia normale vita non è poi così movimentata.
te lo dico. Nei giorni di pausa ovviamente non li passo sul divano, ma cerco di muovermi nei limiti del possibile, legalmente possibile, quindi in casa, e faccio dei flow che essenzialmente è stretching, perché poi mi perdo nel cercare di stretcharmi tutto. Sono migliorata tantissimo, mi sono impegnata tantissimo, mi sto gasando tantissimo sullo stretching e ho tanti nuovi obiettivi, ma insomma, vabbè, questi dettagli, vedete che alla fine chiacchiero a vanvera ugualmente, non ce la posso fare. L'ultimo punto che ha fatto veramente la differenza è il fatto di essere sempre active. Nella normalità io non passo la vita in tuta o comunque abbigliamento sportivo. Vado in palestra, sono vestita sportiva per quell'ora, ma poi tutto il resto del giorno faccio altro in altri vestiti. E fidatevi, questo fa la differenza. Perché invece io qua la mattina esco dal pigiama a fatica, ma ci esco. Ho fatto questo fioretto di uscire dal pigiama almeno per le 10. E più o meno l'ho rispettato, e entro in activewear. Sono tutto il giorno vestita in modo sportivo. Questo mi dà la carica per fare, perché a me essere vestita sportiva mi dice: ok, dai, su, ci si allena, ci si muove, ci si fa qualcosa. Passare tutto il giorno in abbigliamento sportivo ti dà la possibilità di, non so, camminare per il corridoio, vedere il muro e dire: boh, vai, faccio un po' di stretching, faccio una verticale, e magari poi stai lì a fare stretching, fare verticale, divertirti un pochino. Quindi penso che questo abbia fatto veramente la differenza, essere sempre attiva, in qualunque modo, mai esagerando, anche perché se io esagero in allenamento, quello che succede è totalmente l'opposto rispetto a quello che si potrebbe pensare, mi gonfio, divento una palla, e mi infiammo tantissimo. E infatti è una cosa che avete notato tantissimo e che mi chiedete: Silvia, ma sei dimagrita? Allora, mi sono sgonfiata tanto, tantissimo, cioè mi sono proprio sfiammata, e credetemi, io ho visto tantissimo la differenza in queste settimane. Comunque sì ragazzi, queste tre cose. Adesso leggo così andiamo più veloci. Ho generalmente dato più attenzione al movimento del mio corpo, cosa che nella mia vita frenetica non faccio, perché appunto ci dedico quell'ora della giornata di allenamento, ma poi tutto il resto del giorno ho altro da fare. Invece qua, aspetta, leggo perché sennò... Esatto, quando sono a Milano entro, mi alleno, esco, e quindi è molto meccanico. Invece qui mi sono presa il mio tempo per connettermi e sentire il movimento in tutto ciò che faccio. Dovevo leggere sin dall'inizio, non pensate? Ecco. Quindi questa è la parte di allenamento. Ma questo è un verme! Ok. Argomento cibo. Come avete potuto vedere dai due vlog che ho pubblicato, non ho ridotto le quantità, non ho saltato pasti e non ho escluso un macronutriente. Lo so, mascherine, che voi l'avete pensato di ridurre i carboidrati, ma non si fa, non si fa. Bisogna sempre mangiare equilibrato. Magari in questi giorni alcuni di voi, che magari non fanno una vita sedentaria come la mia, hanno sentito meno fame, perché sono abituata a muoversi di più, e anch'io ci sono giorni che magari sono stata davvero tutto il giorno al computer a lavorare, sono tutto il giorno, infatti finisco la sera che sono morta, la testa che vabbè, e magari quel giorno lì anch'io ho avuto meno fame, insomma. Ascoltare il proprio stomaco rispetto alla testa. Quindi lo so, sull'alimentazione non vi ho dato nessuna gioia, ma spero di avervene data qualcuno dal punto di vista dell'allenamento. E adesso voglio raccontarvi qualche mio passatempo in questa quarantena, però muoviamoci da qua, facciamolo un po' vlog style. E tu? Come passi il tempo? Ma che gioco è? Vecchissimo! Formula 2003. Formula 2003. È il mio primo gioco, perché i giochi mi regalarono insieme alla... Ma che PlayStation è? Ah, è la 2. Effettivamente un altro passatempo durante la nostra quarantena è la Play. Jimmy gioca a FIFA o Formula 1, mentre io gioco a Kingdom Hearts. Kingdom Hearts è quel giochino dove c'è il personaggio con la chiave che deve liberare i mondi Disney dal buio. Spettacolo ragazzi, spettacolo. Giuro che non ci sto giocando tantissimo, non quanto vorrei, ma ogni tanto mi diletto.
Più che alla Play, i miei passatempi sono un pochino più da nerdona, come sono in realtà. Ragazzi, ho comprato il mese enigmistico e devo dire che è decisamente molto meglio della settimana enigmistica. Non so voi, ma io una settimana enigmistica non la completo mai, o meglio, ci trovo tantissima fuffa, tantissime pagine inutili che non leggo e alla fine mi ritrovo a fare 5-6 schemi e poi la lascio lì perché o non riesco a farli o non ci trovo nient'altro. Invece questo, che è il mese enigmistico, è pieno di schemi e di cose, c'è pochissima fuffa e sono tutti giochini, quindi veramente ci passi un mese sopra. E ci sono ad esempio 4 parole crociate senza schema, o tantissime parole crociate a schema libero, tantissimi sudoku. Io sto per finire un samurai, che è una figata, sono 5 sudoku insieme, spettacolo. Mi sto divertendo un sacco e veramente questo è uno dei miei passatempi maggiori, altro che Play. Magyar Orszag. Il nome? Are you serious? Uno dei più bei passatempi di questa quarantena è coccolare Luna e essere la sua umile servitrice, vero? Altro passatempo di origine ludica di questa quarantena è ovviamente Netflix, salvatore della vita. Allora, io ho finito di vedere Riverdale, sono arrivata alle ultime stagioni. Lo guardo perché ormai l'ho guardato tutte le altre, però in realtà secondo me ha preso troppo il piede di Stranger Things con i mostri, eccetera, insomma. Poi ho guardato l'ultima stagione di Elite. Ragazzi, gli spagnoli, cioè, ne sanno una più del diavolo, troppo troppo grandi. Poi subito dopo Elite è uscito Freud, quindi ho detto, ma sì, perché no, guardiamolo. E devo dire che è un po' troppo crudo per i miei gusti, cioè, io guardo le serie TV quando faccio colazione la mattina e ho fatto fatica a volte a mangiare, cioè, veramente disgustoso, no. Non lo consiglio ai deboli di stomaco. Poi, prima che uscisse la nuova stagione della Casa di Papel, io e Jimmy, è raro che io e Jimmy guardiamo una serie TV insieme, perché lui cioè, è veramente drogato, quindi nel momento in cui ne inizia una la deve guardare tutta subito. Ed è stato così per Stranger Things, per le stagioni della Casa di Carta, quando eravamo al mare. Quindi devo dargli un freno e insomma non sempre riusciamo a guardarle insieme. Comunque abbiamo iniziato a guardare insieme Ozark. Carina. Sì, sto sparlando di te. È un po' complicata da seguire. C'è tutta questa cosa della mafia, il riciclaggio, la droga, eccetera. Però si fa guardare. E nonostante sia già uscita l'ultima stagione della Casa di Carta, stiamo resistendo a guardarla perché prima vogliamo finire Ozark e poi guarderemo la Casa di Carta. Queste sono le serie TV, ben 5, anzi no, 6, e questa l'abbiamo guardata insieme, abbiamo visto Celebrity Hunted su Prime Video, che è la sezione video di Amazon, accessibile a tutti coloro che hanno Amazon Prime, e sì, carina, niente di che, però ci stava, era interessante, sono divertita un pochino. Invece, ritornando a altre attività da nerdona che potete fare, ci sono tantissimi corsi online. Quello che ho fatto io è stato il corso Digital Training di Google, gratuito, e dà una certificazione alla fine. Quindi alla fine del corso si fa un esame e se lo passi ti dà un certificato che, e qui è la chicca, è valido da mettere nel curriculum. Io l'ho subito inserito nel mio account LinkedIn. È un corso per chi vuole lavorare un pochino nel mondo digitale, vuole capirne di più, valido e validante. Quindi ve lo consiglio, ve lo lascio qui nell'info box. E poi un'altra cosa che avevo iniziato a fare, ma ammetto che ho lasciato lì perché non sono molto costante su queste cose,
è imparare il francese. Sì, ero partita proprio a bomba all'inizio. Mi sono iscritta a Babbel, che per questa situazione ha dato l'opportunità agli studenti di iscriversi e ricevere un mese gratis. A me purtroppo sta per scadere e sono partita a bomba all'inizio, ma l'ho mollato dopo una settimana forse, anche perché poi con il lavoro ho iniziato a macinare tanto e non ho più avuto tempo. Al link che vi lascio nell'info box, basta che andate lì, lasciate la vostra mail, dite di appartenere a un'università, anche se non è vero, e poi vi danno il codice per ottenere il mese gratuito. Queste essenzialmente sono state le attività che io ho fatto. Però nell'info box troverete un sacco di altri link a un sacco di altre cose che potreste fare, che si possono fare, perché tanti enti, tante aziende, tanti posti hanno digitalizzato e reso accessibile a tutti gratuitamente tanti servizi. Ad esempio ci sono case editrici che permettono di scaricare gratuitamente le riviste, siti di audiobook che permettono di scaricare gli audiolibri, siti che permettono di scaricare i libri e leggerli, siti che permettono di vedere i musei, il Louvre, eccetera. Quindi vi lascio tutto nell'info box. Questa è una mail, sono link che ho ricevuto nella mail del lavoro, quindi condivido con voi questo. Io tra tutte le cose avrei tanto voluto leggere, approfittare di questo tempo per leggere, ma purtroppo non ho il Kindle con me, non ho un libro con me e, cioè, io vi giuro, avessi avuto il Kindle quanto mi sarei divertita. Io amo leggere, adesso che ho relativamente più tempo ne avrei approfittato tantissimo. Niente, quindi queste sono state le mie attività e spero che i link vi siano utili e spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!